Michela Murgia ha detto che Franco Battiato canta delle minchiate assolute, capito? La brava scrittrice dice che Battiato, la brava scrittrice Michela Murgia, ha detto pubblicamente che Franco Battiato canta delle proprio così, minchiate assolute. Io ho una discreta conoscenza di Franco Battiato. Di Michela Murgia non so quasi nulla, so soltanto che è una celebre scrittrice, però è una celebre scrittrice Michela Murgia. Però c'è un però che con Michela Murgia non si può parlare di ciò che Immanuel Kant nella Critica del Giudizio definiva il sublime. Visto che la scrittrice Michela Murgia ha definito le canzoni di Battiato, le ha definite minchiate assolute, io posso dire che relativamente alla scrittrice Michela Murgia non si può applicare ciò che Immanuel Kant nella Critica del Giudizio definiva il sublime artistico, capito? Perché cara Michela Murgia, potente scrittrice, tu hai parlato di minchiate assolute, potevi limitarti alla parola minchiata, senza aggiungere l'aggettivo assoluto. Non ti pare di aver esagerato, cara scrittrice Michela Murgia? Beh, io ti invito a leggere l'opera di Immanuel Kant, no, non la critica della ragion pura, non la critica della ragion pratica, ma la critica del giudizio, dove Immanuel Kant parla del sublime. E se tu non vuoi riconoscere il sublime nelle opere di Franco Battiato, beh, consenti a Serafino Massoni di dirti che io, Serafino Massoni, non riconosco in te il sublime artistico, capito? Tu, cara Michela Murgia, hai bisogno di leggere subito quest'opera, capito? La stirpe del serpente, un'opera storico-mitologica che ti farà capire perché tu hai definito le canzoni di Franco Battiato minchiate assolute, capito? Leggi quest'opera e capirai perché l'hai fatto. Ok, Michela Murgia, a te e a Franco Battiato e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.